scatta domani da Israele l'edizione 101 della Corsa Rosa. Abruzzo protagonista con Campo Imperatore, Penne, Rigopiano e speriamo anche Giulio Ciccone. Il corridore di Brecciarola è acciaccato, ha un polso ridotto male, ma vuole esserci a tutti i costi. Tra oggi e domani il test decisivo con la speranza che possa partire per essere protagonista nella Corsa Rosa. Il via domani con la cronometro. Favoriti per la prima maglia rosa Ron Dennis, Tom Dumoulin e Van der Emden. Favoriti per la classifica finale Dumoulin, Froome, Pinot, Lopez e Aru. Giulio Ciccone con la gamba vista al Tour of Alps e al Giro dell'Appennino può far sognare in grande. Un piazzamento tra i 10 della generale e una tappa prestigiosa sono gli obiettivi prima del grande salto in una Pro Tour, con contatti avviati e con merito aggiungiamo noi. Campo Imperatore è il grande sogno e Campo Imperatore, al pari di Penne e Rigopiano, infiammerà l'Abruzzo dal 13 al 15 maggio con la firma di Maurizio Formichetti, che non ne sbaglia una e che regala sempre grandi giornate alla sua regione. Quest'anno addirittura 3, aspettando l'Aquila 2019. Che giro sarà? Bellissimo, come sempre, con la partenza da Gerusalemme che saprà emozionare come ha emozionato ieri la cittadinanza onoraria postuma conferita a Gino Bartali. E l'Abruzzo, Campo Imperatore, passando per a Santo Stefano di Sessanio, dirà quali sono i valori del giro. Gli ultimi 4 km verso i 2200 metri faranno selezione vera con pendenze superiori al 10%. Poi il giorno di riposo dedicato a Rigopiano e la partenza da Penne. Saranno giornate cariche di ricordi e di pensiero. Buon giro a tutti, che vinca il migliore. E allora, tanti temi lanciati da questo servizio, io comincerei proprio dalle emozioni rosa che arriveranno presto in Abruzzo, Andrea. Ci sono queste due tappe, l'arrivo a Campo Imperatore, poi il giorno di riposo e poi la carovana ripartirà da Penne. Addirittura, insomma, davvero una 3 giorni da vivere con grande intensità, no? Sì, diciamo che la tappa regina è quella del Gran Sasso, dove sì. Già vinse Pantani nel 98. O 97-98, non mi sorregge la memoria. 98, perfetto. Ricordami. Una tappa abbastanza impegnativa, gli ultimi 4-5 km sono pendenze che arrivano al 10%. È una salita che farà la differenza, anche se... il vento, diciamo, che può condizionare molto il finale. Se uno sta a ruota lì può, diciamo che è una salita che stando a ruota un po' qualcuno si può salvare, però perfetto. Già lì vedremo chi potrà vincere il giro e chi invece non lo potrà vincere, come si dice, no? Sì. In questi casi tra l'altro non sarà una delle prime salite, perché ci sono anche altre salite prima di questa tappa, mi ricordo l'Etna e poi anche un'altra salita, quindi già l'Etna dire, arriverà la carovana già con un po' di fatica tra virgolette nelle gambe. Sì, diciamo che la prima settimana è ripidissima la salita di Campo Imperatore, credo, io non l'ho fatta mai. Gli ultimi 4-5 km quando vinse Pantani lì si fece una bella differenza, quindi diciamo che la salita è molto impegnativa, non è da sottovalutare. Giulio Ciccone sono le speranze abruzzesi si sono riposte in lui. In realtà c'è un altro corridore abruzzese, Giuseppe Fonzi. Ecco, non so, voi tra corridori vi siete già sentiti proprio alla vigilia di questo giro. Sì. Sappiamo tra l'altro che, come ricordava anche Enrico nel servizio, Giulio ha un polso malandato, Sì, ho sentito tutti e due, sono tutti e due grandi amici. Giulio ha un polso un po' dolorante, però sta bene, diciamo, ha vinto l'Appennino una settimana fa. Quindi farà il giro o in forse? Cosa ti ha detto? No, lui punterà alla classifica, poi strada facendo... Partirà domani sicuramente, sì, no? Sì, perché... Sì. Il polso è importante per un corridore, no? Sì, diciamo, adesso già sono già 4-5 giorni, quindi se sta lì sicuramente cercherà di fare classifica. Poi strada facendo, se vede che la classifica non riesce a tenere bene nei primi 10, uscirà fuori classifica e punterà qualche tappa. Allora, prima di far parlare anche Antonio Menicucci e poi anche Roberto Caruso, è arrivato e noi lo accogliamo con un applauso. Prego. Sempre di corsa, no? Stefano Giuliani, direttore sportivo della Tina Focus Free. MS Tina Focus. Tina Focus. Perché Tina. È un team professionistico italiano ma anche rumeno. Quindi perfetto. Meno male che sei arrivato, ti attendevamo. Ritardo.
con ansia. Sono in tempo massimo. Perfetto, in tempo massimo. Quindi dicevi, Andrea? Sì, poi Giuseppe invece il suo secondo giro, ovviamente molto contento di, certo, di del suo secondo giro consecutivo. Si è preparato anche meglio, credo. L'ho sentito, no? Perché sapeva di farlo. Molto carico, volta. E sicuramente cercherà, oltre che aiutare la squadra, di trovare qualche sua soddisfazione personale con qualche fuga, come ha fatto anche l'anno scorso. Perfetto. Volevo sentire anche su questo appuntamento in Abruzzo, oppure su altri temi. I favoriti sono, ormai i nomi sono quelli, no? Purtroppo i favoriti di questa edizione del Giro sono soprattutto gli stranieri, Antonio. A partire dal britannico Froome. Da Froome, Dumoulin. Dumoulin, che ha vinto Pinot. L'ultima edizione. C'è Pinot, il francese Pinot, e speriamo nel nostro Aru, che si possa inserire in questo quartetto e darci delle belle soddisfazioni. Quindi, secondo te, ma secondo un po' tutti, da questi quattro nomi dovrebbe uscire il vincitore dell'edizione numero 101 del Giro? Io penso di sì, basta che poi non viene fuori un outsider, quindi... Che scombola. Ci può sempre essere, anche se il Giro, secondo me, è un Giro molto equilibrato. Perché a parte le due tappe a cronometro, che non sono molto lunghe poi, abbiamo 7 tappe per velocisti, 6 tappe per, diciamo, di media montagna e 6 invece molto difficili di alta montagna. Quindi terreno ce n'è per tutti i gusti e per tutti i corridori, insomma, quindi... Antonio, tu sei un uomo della federazione, sì. Quindi il fatto di essere riusciti anche a portare tramite le vostre sinergie il Giro 3 giorni, perché ci sarà una giornata in mezzo di riposo, insomma, è una cosa importante, no? per tutta la regione e anche per la federazione abruzzese. Certo, questo è il momento clou della stagione per quanto riguarda la federazione. E in tempi non sospetti, l'ultima trasmissione che abbiamo fatto, ti avevo anticipato che la tappa sarebbe stata a Campo Imperatore. Eh sì, e vero. Così fu. E niente, noi siamo soddisfatti, sì, certo abbiamo lavorato a qualsiasi livello, da quello, diciamo, anche politico, quello federale, sponsor, e quindi è andata anche quest'anno. È un momento molto particolare, anche perché arriva in un luogo molto particolare e quindi c'è anche un momento di riflessione. È un momento di riflessione, soprattutto il giorno di riposo. Giorno credo di riposo. Che i corridori vadano proprio a visitare, certo, in qualche modo con le loro, certo, biciclette, la zona di Rigopiano, dove purtroppo ci fu quella immane tragedia. Roberto Caruso, anche secondo te il quartetto su cui saranno puntati tutti gli occhi per la vittoria finale è quello detto prima sia da Andrea che da Antonio? Dai Brookmeter e da noi che conosciamo bene il ciclismo saranno sempre più o meno quei nomi lì. Speriamo in Aru e speriamo in Ciccone, che oltre a vincere qualche tappa potrebbe sicuramente fare bene nella classifica dei giovani. Il dubbio è la squadra stana, che in questo inizio di stagione è andata veramente forte, quindi bisogna dare anche Stana un'occhiata. Stana e Sky, questa un po' sono le due squadroni, Andrea. Lopez, abbiamo visto che anche l'anno scorso, ma quest'anno è partito molto forte, è uno scalatore forte. Attualmente secondo me è più forte nel giro, è più forte di tutti, però la strada sarà a dirlo, vediamo. E tra l'altro la Stana, c'è da dire che Dario Cataldo si pensava che potesse anche lui come corridore abruzzese fare il giro, ma l'obiettivo è il Tour in qualche modo, no? Deve essere utile lì al Tour, adesso credo che faccia un breve ritiro, diciamo, comunque degli allenamenti a Tenerife, poi Delfinato, campionati italiani, perché ci saranno a giugno i campionati italiani, e poi partirà per il Tour. Questo è un po' il programma di Dario. Non so se tu puoi confermarmelo. Ma no, con lui non ho parlato, però diciamo che di solito quando si prepara un grande giro si inizia già da gennaio, da dicembre addirittura, a pianificare un po' la stagione. Quindi se ha pianificato questi appuntamenti sicuramente Quanti andrà... Quanti giri d'Italia tu, Andrea? Io 2. Invece Roberto? 6. 6 giri d'Italia.
Però un bel record, eh? Beh, una bella esperienza. Una bella esperienza. Credo che mi auguro che tutti questi bambini che sono qui con noi sia inarrivabile, possa... no? Alessandro Spezialetti ne ha fatti 14, sì, se non ricordo male. Alessandro, sì. Quindi Alessandro. È inarrivabile, no, credo, no? Sicuramente. Però, auguriamoci che qualche abruzzese possa superare questo. Spezialetti è lì a Gerusalemme perché lui è direttore sportivo di un team che partecipa. Che no? partecipa, quindi, esatto. Insomma, veramente in bocca al lupo anche a lui. Ha fatto anni di carriera, è stato un buon corridore e speriamo che qualche ragazzo futuro come Cicconi, come Cataldo e come questi ragazzi qua possa superare questo nostro piccolo... Giuseppe Fonzi, tu lo conosci? Che corridore è? Ce lo puoi descrivere? Lo conosciamo che era da bambino perché io con il papà e con i fratelli, con gli zii abbiamo fatto una carriera dilettantistica insieme. È un ragazzo molto determinato, l'anno scorso nonostante sia stato l'ultimo in classifica però è stato un personaggio. Però l'anno scorso, se non ricordo male, lui fu chiamato proprio all'ultimo momento, quindi non era pronto per il giro, non è semplice. Ma ultimo, penultimo, metà classifica, è un personaggio e l'ha dimostrato attraverso i media, ha dimostrato che comunque adesso è pronto, più preparato. Mi auguro che con un po' di esperienza, visto che l'anno scorso ha fatto un po' di esperienza, possa fare comunque qualche tappa interlocutoria, quelle un po', diciamo, da prevalere le fughe dove possa entrare e possa fare, oltre al gioco di squadra, possa fare un piazzamento se non una vittoria. Io glielo auguro vivamente. Stefano Giuliani, per te invece quanti giri d'Italia nella doppia veste di corridore e anche di direttore sportivo, no? Tanti, però non arrivi a 14, però, come Alessandro. No, ma io ho fatto scelte di qualità, ho smesso vincendo. Ma quindi Alessandro non ha fatto scelte di qualità, questo vuol dire. Ah no, dipende, scelte di vita. Ah, ho capito. Di vita, cioè, forse di vita. Me. Io sono passato nella mountain bike, il migliore, sì, diciamo, periodo della mia carriera. Mountain bike, tu hai riportato anche un titolo niente male, eh? Sì, campione, sì, sì, d'Europa. Europeo. Sì. Europeo. Un applauso a Stefano Giuliani, eh? Mi è piaciuto sempre rimettermi in gioco e provare sempre qualcosa di diverso, perché la forza e l'energia te lo dà anche la novità e rimettersi in gioco sempre. Perciò ne ho fatti tanti, penso 8 giri d'Italia, in Ammiraglia penso, ma altri che più o meno la stessa cosa. L'ultimi più due, di 14 possiamo dire, sommando le due esperienze. Ma io penso che batteremo sto record. Mi piacerebbe tornare al Giro d'Italia. L'ultima partecipazione risale 2 anni fa con la maglia azzurra di Cunego. È un ciclismo molto esasperato e ci vuole un budget esasperato e impossibile da trovare in Italia. Perciò bisogna andare con degli obiettivi al Giro d'Italia secondo la squadra che hai e avere degli obiettivi alla portata, perché poi sognare va bene, io sono un sognatore che a volte si avverano i miei sogni, però bisogna stare pure coi piedi per terra, perché stiamo parlando di budget, come succede nel calcio, lo stesso nel ciclismo, come la Sky, potremmo fare 20 squadre professional, penso, qui in Italia, perciò... Il Giro d'Italia è qualcosa che mi manca, penso che chi ha fatto il Giro d'Italia manca a tutti quanti. Ho avuto la fortuna di fare il Giro di Francia, il Giro di Spagna. Quello che vedo in questo Giro d'Italia, magari tante squadre World Tour non hanno proprio il vero leader, mentre invece il Giro di Francia è normale che è un parterre appetibile. Però c'è da dire che essere al Giro per noi che abbiamo corso in bici, noi addetti ai lavori, è il massimo. Quindi è vero quello che si dice, che il Giro d'Italia magari è il più bello, mentre il Giro di Francia è il più Ma anche lì secondo me è anche una questione economica, però diciamo che pure la RCS si sta muovendo per crescere, ci sono competizioni, per adesso diciamo che è più appetibile molto probabilmente il Giro di Francia, ma a un periodo era più importante il Giro d'Italia. Ecco Stefano, andare a cercare anche queste partenze dall'estero, secondo te è una cosa positiva oppure no? Ma guarda, è tutto opinabile, poi se lo chiedi a me, c'è una storia di Bartali che penso che passa a qualsiasi altra cosa, però è normale che sotto sotto poi muove tutti gli interessi, perché non so a quanto ammonta la cifra della partenza, chi dice 15-16 milioni di euro, e oggi un'azienda privata deve guardare anche queste cose. Poi se si guarda la comunicazione, comunque sono ponti che
pure noi con la Nippo, oppure adesso con la Romania, cerchi di fare, perché in Italia purtroppo parti da dove? Con budget, con quali budget? Perciò loro ragionano da azienda e poi c'è anche il marketing e noi ci dobbiamo adeguare a quello che è diventato il ciclismo, addirittura si è partito con Boeing, non so quanti numeri e quante cose sono state spostate con un'organizzazione. Ma certo, perché comunque che devi la carovana non è soltanto i 176-180 corridori. Però c'è più interesse, corridori. Non so quante televisioni ci sono. È tutto ciò che gira intorno al giro. Ma c'è anche più interesse, perché sì. Non so quante televisioni adesso, non sono proprio aggiornato perché sono molto impegnato per l'attività nuova che abbiamo creato quest'anno, perciò a volte mi sfugge. Ma ne parleremo sicuramente. Allora, abbiamo completato il primo giro, poi torneremo a parlare naturalmente della Corsa Rosa. Adesso andiamo qui tutte in maglie rigorosamente blu, maglia d'ordinanza, amici della Bici Junior. Domenico, allora, parlaci un po'. Ti sei fatto vecchio? 14 anni nelle categorie giovanili. Anche tu 14 edizioni 14 come Park. Ciao, Alessandro Spezialetti. 14-15 anni, non lo so. Sono passati tanti ragazzi, quest'anno abbiamo ridotto un attimino i numeri perché avevamo gli esordienti e gli allievi, per fortuna c'è chi ci pensa, Masciarelli pensa agli allievi, la pedale d'Ade pensa agli esordienti perché il lavoro era troppo grande. Le risorse sono quelle che sono, ma anche le risorse fisiche mie sono arrivate. Perché, addirittura, sei giovanissimo, non ti buttare giù così. Quest'anno abbiamo veramente una squadra e non ce n'è per nessuno perché io vedo tanti talenti, tanti ragazzi che vanno in sé per sé per quello che hanno, non per il lavoro che facciamo. Noi cerchiamo di crescerli, di farli passare alle categorie superiori pronti, soprattutto l'educazione, perché non è facile tenerli fermi, sono bambini. Questa era una delle categorie. Finora più sono più stati difficili. Bravissimi. Finora sì, ma qualcuno rischia di uscire fuori però. Ecco, stiamo vedendo delle immagini, sì, tra l'altro, la nostra, che credo sia proprio. Domenica. Questa è di domenica, la gara di mountain bike a Teramo. Tranquilli, siamo stati già anche fuori a correre nelle Marche, Cesenatico, abbiamo già girato. Quindi attività regionale sicuramente, extra-regionale, ma anche extra-regionale. Stiamo cercando di preparare con i bambini che andiamo al meeting nazionale anche quest'anno ad Andalo. Ma è vero che il vostro team è sempre uno dei più numerosi in assoluto? Sì, eravamo proprio 120 tesserati, avevamo circa 70-80 giovanissimi, esordienti allievi. Vi presentavate in massa alle competizioni. Adesso siamo anche in massa, ne mancano una decina di bambini, siamo sempre una trentina. Che non sono pochi, 30 bambini che fanno attività. Ripetiamo l'età, 7, ma ci sono anche più 7, piccoli, 7-12 anni, poi li conosceremo sicuramente. Qui con tutti me non ragazzi. Ho determinate persone come Eugenio, Franco Pompei e tanti altri, cioè, abbiamo il nostro tanti fotografo collaboratori, Arena, sicuramente. E dovrebbe arrivare il team manager che è colui che si è accollato questa squadra, che io ringrazio. Arriva da lontano? Da Vezzano. Ah, quindi allora gli diamo l'opportunità di fare dei bambini fare qui che vengono da Vezzano, vengono addirittura a fare allenamento sotto, genitori che si sacrificano. Poi volevo dire che il 17 di giugno organizziamo il memorial per il nostro grande Remo, che era il nostro collaboratore, e le coppe che vengono da tutti i ragazzi sono le coppe dei miei bambini che mettono a disposizione per quel giorno, che è una cosa molto carina. E anche se Menicucci non è a corrente, verrà data una maglia. Ci sono 3 prove di sprint, alla fine c'è una persona che andrà a dire a chi dà la maglia di talent scout, che è dedicata al nostro Giuliani, perché abbiamo iniziato da lui, è il quarto talent. E daremo questa maglia al leader degli sprint, cioè sono 4-3 sprint, chi ha più punti verrà da questo talent sprint, si chiama quest'anno. Ecco, visto che l'hai tirato un po' in ballo, perché lui, lo ripetiamo, Antonio Menicucci è il responsabile in Abruzzo proprio della categoria dei giovanissimi, sì. Quindi si trova a proprio agio davvero, no? Sì, tutte non le domeniche. Non soltanto a parlare di ciclismo, ma in particolare con questi ragazzi. Sì, le vedo tutte le domeniche, quindi diciamo che li vedo crescere. Li vedi crescere. Li vedo crescere. Per quanto riguarda Domenico, gli comunico che deve far presto a presentare quello che ha detto in federazione, così lo possiamo approvare in modo di essere qui ufficiali presto, e regolari. Quella sorpresa, c'è uno che offre una maglia e la regala a chi gli pare. Non è vabbè, che... ma lui ha detto che è diventato, tra virgolette, anziano, quindi bisogna dargli tempo. Non è facile, non è facile. Non è facile. E come ripeto, i numeri in questi anni sono stati tanti e bisogna un attimino scendere. Il motivo è semplice, è inutile, perché è giusto che arrivi il Giro d'Italia, è quello, però non, un ciclodromo non è mai stato fatto. Allora non c'è ciclodromo, io ho finito col ciclismo piano piano, infatti le richieste per entrare nel nostro team sono tante, c'è una grande selezione, la selezione deve essere la mamma, deve essere brava. E credo che queste parole siano un po' dolci, sì, ormai... per le orecchie di Stefano Giuliani. No vabbè, Giuliani, io e Stefano ci guidiamo, Stefano è il nostro pupillo.
Tu hai creato un qualcosa di importante a Montesilvano. Il progetto mio, il mio sogno proprio, diciamo, maggiore è creare proprio un ciclodromo, come un autodromo, perché il futuro è quello. Hai creato anche qualcosa di importante, sì, a Montesilvano. Diciamo che Bike per quattro anni abbiamo fatto tante cose. Ha fatto, perché sembra una persona che ha messo a disposizione tutto, è l'unico che vuole dare una mano ai bambini, ma a quanto pare, infatti io ringrazio tutti quelli che collaborano, perché io penso che sia la categoria più bella, quella dei giovanissimi, che bisogna anche chi ci dà un contributo economico per mandarla avanti, cosa che purtroppo non pensano, e lui è l'unico, però ho sentito anche delle promesse da gente, non vi preoccupate, in televisione, ma poi è sempre da solo. Ho visto dei video che le promesse sono facili a farsi, poi a mantenerle è ma anche e soprattutto la politica, amministrazioni comunali che hanno promesso da tanti anni. Magari non facciamo polemiche, non abbiamo la controparte, solo per quel motivo. È la verità, non ci vuole solo per quel motivo. Basta vedere che non c'è la vista, 14 anni. Va bene. Facciamo così, Domenico, visto che sono tanti ragazzi, tanti, facciamo così. La fila che sta più in basso, si presentano già tutti quanti, poi magari ci torneremo con la fila più in alto. Fai parlare loro, bravo. Ok, vai. Nome, cognome? Mi chiamo Nicolò. Nicolò? Arena. Arena, ok. Quanti anni hai, Nicolò? 8. 8 anni, da quanti anni vai in bicicletta? 3. E perché ti piace andare in bicicletta? Io lo so. Tu lo sai? Ci sono tante belle ragazze. Ah, ho capito. E qui ci sono delle belle ragazze. Vedi che ciuffetto come sta. Sei stato a Teramo? Alla gara che prima abbiamo visto prima delle immagini? Sì, sì. Ti sei divertito? Sì. E quello è l'importante. Continua a divertirti. Andiamo avanti. Ciao. Buonasera. Allora, come ti chiami? Lui è un Edoardo. Che... Edoardo? Se lo ricordo, ok. Edoardo, perfetto. Edoardo. Quanti anni hai, Edoardo? 6. 6 anni, è uno dei più piccolini. Adesso se non è iniziato, ancora gareggia mai. Ah, è iniziato adesso. È un mese che va senza rotelle, premetto. Ah, pure, però, un bel coraggio. Bravo, Edoardo. Ti piace andare in bicicletta? Domenica ha partecipato con i promozionali, eh? Con i promozionali. Ok. Mi vuoi dire qualche altra cosa, Edoardo? Passiamo avanti? D'accordo, dai. Grazie comunque. C'è una femminuccia. Come ti chiami? Sofia. Sofia. Tatun. Tu da... Sofia? Tatun. Tatone, vabbè, anche il cognome, sì. C'è la mamma e il papà qui? Io conosco. La mamma. La mamma, la mamma vedi che è meno coraggiosa. Tu sei stata coraggiosa perché sei qui. La mamma è dietro, non vuol farsi vedere. Sei brava ad andare in bicicletta? Sì. Quanti anni hai, l'abbiamo detto? 6. 6 anni, pure lei è piccolina. Lei ha già fatto due manifestazioni, sia una gingana che la corsa domenica, anche se era in due, però la vino, a prescindere di quella, è molto capace. Molto... Faccio qualche discorsino serio, vedi che... Io sono sempre serio, al contrario di te, quindi... E com'è Domenico? Chi è che vi allena? Il vostro allenatore chi è? Domenico. Domenico, ma è bravo Domenico, è buono soprattutto? È buono. Sì. Chi può dire no? Però ogni tanto, mangia tanti dolci, vero? Perfetto, grazie Sofia, andiamo avanti. Mi chiamo Chiara. Chiara, quanti anni hai? 7. 7 anni. Anche a te più o meno le stesse domande. Perché ti piace andare in bicicletta e da quanto tempo vai sulla bicicletta? Mi piace andare in bici perché ho tanti amici. Perché socializzi, fai tanti amici, benissimo. Quanti amici hai conosciuto in bicicletta, sulla tanti. Bicicletta? Tanti, tantissimi. Più che a scuola. Magari. Lei è di Atri, di Atri, pure qui sacrifici e lui di Avezzano, sacrifici che fanno anche i genitori. Genitori. E io infatti volevo qualche rappresentante qui tra loro, proprio perché è importante anche la loro testimonianza, perché i genitori insomma seguono questi ragazzi ovviamente, no? Mi vuoi dire qualche altra cosa? Allora passa il microfono a lui, grazie. Ciao, io sono Alessandro Contasta. Io ho 10 anni. Lui è grande, 10 anni, comincia a essere grande. È da televisione, da presentatore, sentilo un po'. Vai, vai. E, mi piace la bici perché ho scoperto che è uno sport fantastico e che mi piace tanto. In particolare c'è qualcosa in particolare che ti piace, Alessandro? In particolare mi piace perché ho tanti amici e mi aiutano. Tante conoscenze, perfetto. Sei stato a Teramo? Sei stato no. a gareggiare a Teramo? Come no. mai? Avevi compiti? No. Avevi troppi compiti? No, perché mi faceva male il ginocchio. I primi infortuni, Domenico. Lo so, perfetto. Siamo riciclati. Grazie, grazie Alessandro. Passa il microfono. Ciao, sono Lorenzo Maggiore, ho 10 anni. Sì. Che mi vuoi dire? Da quanti anni pedali? 4. Da 4 anni, quindi è una bella esperienza che hai accumulato.
Hai vinto qualche corsa? Hai avuto qualche soddisfazione personale? Tutte. Tutte. No, io non lo sapevo, Alessandro. Sono andato così, a intuito. Tutte. Due medaglie d'oro al meeting, il meeting è quello di Pineto? No, quello di Porto San Delfino. Ah, quello di Porto San Delfino, complimenti. Dove le custodisci gelosamente, credo, queste medaglie? Nella cameretta? No. No, dove? Me le tengo dentro le mie coppe preferite. Le tue coppe preferite. Va bene, vorrei allargare la bacheca dei trofei, sì. Perfetto, e io te lo auguro, in bocca al lupo. Andiamo avanti? Sono Alex. Alex? Ho 9 anni e mezzo. Sì. Ti piace andare in bicicletta e perché, sì. Alex? Questo è uno di quelli che fa più casino, adesso non c'ha fiato. Succede così. Magari quelli più tranquilli poi riescono a parlare di più. Alex, cosa mi vuoi dire ancora? Ti trovi bene in questa squadra? Perché ti trovi bene? Ci sono tanti amici? Sì. C'è Domenico? Ci sono gli altri... gli altri dello staff, Sì. I tuoi genitori ti mandano, diciamo, col sorriso in questa squadra? Sì. Ok, perfetto. Andiamo avanti. Ciao, mi chiamo Riccardo, ho 7 anni. Sì, alzi un po' la voce, Riccardo, che non... comincio ad avere qualche problema. Ragazzi, strillate, dai un po'. Forza. Riccardo. Mi chiamo Riccardo, 7 anni. 7 anni? Che bicicletta hai tu, Riccardo? È un tipo particolare. Io adesso magari faccio una domanda un po' a Domenico. Che bicicletta hai? Domenico. Riccardo, basta che una bicicletta va forte. Questi piccoletti sono dei fenomeni. Sono. Basta che ha due ruote, due da pedali. Da quanti anni pedali, Riccardo? Non lo so. Non lo sai? Cioè, praticamente da sempre allora, da sempre. Perfetto, grazie Riccardo, andiamo avanti. Ciao, mi chiamo Federico. Federico? Sì. Quanti anni hai, Federico? 8. 8 anni, perfetto. Hai partecipato a Teramo a quella... Sì. Sei stato contento? Sì. Perché sei stato contento? Perché... Hai vinto? Sì. Ah, un applauso per Federico. Sì. Pure Riccardo ha vinto. Pure Riccardo, un applauso a Riccardo. Andiamo avanti, per il momento poi ci fermiamo lì. Io sono Alessandro e ho 6 anni. Oh, uno dei più piccolini, anche lui? Questo Alessandro. È figlio d'arte, sta il papà lì a sinistra. Ah, eccolo qua, ecco. Io infatti mi ricordavo un Alessandro. Prima c'era un altro Alessandro che mi ha un po' fuorviato. Tuo figlio? Mio figlio, sì. Perfetto. Ma tu vuoi diventare come papà o più forte di papà? Beh, io mi auguro più forte. Più forte, eh? Speriamo. Però non seguire sempre i consigli di papà, perché altrimenti lui, siccome è geloso... ti vuole far andare più piano. Segui i consigli di Domenico. Va bene? Anche tu hai vinto qualche corsa, Alessandro? No. Non ancora? Le vincerai. Dopo ho iniziato. Va bene? Quest'anno. Allora un applauso per questi ragazzi. Tenerissimi, davvero. Sono i più belli, sono la categoria G1, che sono proprio, partono così, si divertono, è bellissimo. Buonanotte. Non so se dobbiamo fare la prima pausa, mi rivolgo ai nostri tecnici di studio, Diego Martelli e Andrea Berrattinelli, in regia c'è la sapiente regia di Danilo Cinquino. Allora ci fermiamo per una breve pausa e subito dopo riprenderemo con gli ospiti di studio. Bene, siamo di nuovo in onda, i più piccolini si erano un attimino alzati, sono stati bravissimi, davvero meritate un altro applauso ragazzi, perché siete stati davvero molto bravi. Non so se è arrivato quel collaboratore d'Avezzano. No, ma non è ancora arrivato. Perché arriva sempre dopo lo sparo. Ah, sempre dopo lo sparo. Noi siamo qui fino alle 22. Francesco, ma il team manager è così, perché lui lavora per la squadra, sta in giro, capito? Fino alle 22 saremo qui. Allora, torniamo da questa parte. Adesso ricominciamo la parte inversa, anche perché è arrivato in ritardo, colpevolmente in ritardo. Giuliani. Noi l'abbiamo aspettato qualche minuto, non di più. Stefano Giuliani, intanto ti volevo fare una domanda sulla tua squadra, sul tuo team, su questa nuovissima esperienza. Sei contento di averla fatta, di averla iniziata, anzi? Meglio. Ma io devo dire la verità, sono partito veramente da zero, come ho detto prima, mi rimetto in discussione, però la motivazione, forse l'entusiasmo, anche un po' di esperienza, sentivo i bambini, e l'entusiasmo è quello del primo giorno, provo ancora
quella sensazione di fare qualcosa. E quella è fondamentale. Non è facile, non è facile, perché entrare e uscire è molto difficile oggi. Non è più il ciclismo una volta, perché c'erano 20 squadre professional. Oggi è veramente difficile trovare imprenditori che vogliono investire in Italia nel ciclismo. Però, diciamo, sono partito, mi trovo un buon punto. Il giro di Boa era il Croazia, abbiamo fatto un bel giro di Croazia, abbiamo la fortuna. Con, anche se è molto opinabile come categorie, sappiamo World Tour, Professional, Continental, però ti danno la possibilità di gareggiare col top del ciclismo, perciò per i giovani è un'esperienza unica. Confrontarsi è sempre una cosa positiva, no? Soprattutto con chi magari sì, però ci vuole la grinta, che il subire poi lo devi creare in maniera un po' positiva, perché quando tu parti con squadroni del World Tour è normale che la grinta che vuoi dare, però c'è una differenza di budget e di valori in campo. Però diciamo che sta prendendo sempre più piede la parte che a me mi interessa di più, strutturale. Stanno entrando i nuovi sponsor, pure oggi ho chiuso un contratto con l'ex Mobilvetta, che adesso ha cambiato settore, perciò c'è una banca della Romania. Sei sempre in movimento, insomma, sicuramente. Ma no? Dicevo, grazie, io penso che sia l'adrenalina che poi devi avere per fare questo lavoro, perché come diceva pure Domenico, il bike park l'ho abbandonato un po' negli ultimi tempi, però l'altro giorno, magari con tutte le cose che stiamo facendo, ho fatto due giorni più un lavoro tra virgolette fisico a tagliare l'erba, quello che noi sappiamo che è durissimo, e per dare una sistemata per poter fare qualche evento. Senti, ancora ci sono corridori abruzzesi nel team? Adesso sì, non c'è Marcelli e Mattia Marcelli. Ah, Mattia Marcelli, come? Ho iniziato, diciamo, pian piano a cercare di ridare una mano qui al centro Italia. Non è facile, perché dopo ognuno la vede a modo suo, tu c'hai tra virgolette i numeri contati e devi fare su quello che puoi, ma piano piano, insomma, c'è un'apertura. Poi fra un po' ci sarà una novità, un altro ragazzo del centro Italia. Ci puoi anticipare qualcosa? No. Ci puoi anticipare qualcosa, il nome, il cognome? Ma sì, guarda, ci sono non lo posso fare, perché dobbiamo fare prima il comunicato stampa, sia per una cosa che per un'altra. Allora, ma è abruzzese questo ragazzo? Fuochino. Fuochino. Roberto lo sa forse? No. Magari no, verrà proprio dall'Aran, no? Allora Roberto, Roberto Caruso, direttore sportivo dell'Aran, anche a te faccio un po' la domanda che riguarda il team che rappresenti, no? Il team di Umbertone, Umberto Di Giuseppe, lo conoscono tutti. Voi fate soprattutto, perché in Abruzzo sono poche le corse della vostra categoria Elite, una, Under 23, che la fa solo una, che Umberto, tra l'altro, però è molto importante, quella molto di Garrufo. Molto importante, sì, esatto. In agosto si fa? Agosto, sì. Agosto. Però siete sempre in giro, ecco, l'ultima corsa a cui avete partecipato, avete fatto anche dei podi, poi magari li ricorderai tu. Ma allora, l'ultima corsa l'abbiamo fatta neanche 2-3 giorni fa, in occasione in Toscana, dove io con dei collaboratori, con dei ragazzi, abbiamo fatto una corsa singola. Invece Umberto, con una squadra formata da 6 corridori, è andata a fare l'eroica per i dilettanti, la Strade Bianche, che è una corsa a tappe di 4 giorni che si svolge nella Senese, nella Maremma, nella parte dove è nata la vera eroica. È andata abbastanza bene, non è andata benissimo, purtroppo in quelle occasioni, in quelle gare è facile intoppare incidenti e cadute. Purtroppo il nostro miglior corridore, che era in classifica nell'ultima tappa, forato proprio nel finale, nell'ultima salita, che era una salita di 20 km con pendenze su sterrato veramente imponenti, va bene così. È una squadra comunque prettamente fatta da giovani. Siamo sul riciclo della squadra, quindi sono tutti primo anno e secondo anno. Ci stiamo lavorando per aprire il nuovo ciclo di come lo è stato il corridore Marcelli, che ha nominato poc'anzi. Sempre sul ponte di comando c'è Umbertone, no? Sul ponte di comando c'è e ci sarà sempre Umbertone. Sicuramente.
Perfetto, allora poi naturalmente torneremo a parlare ancora del Giro d'Italia, anche perché poi avremo al telefono Enrico Giancarli che ci ragguaglierà sulla partita del Roseto Basket, però sicuramente gli chiederemo qualcosa sul Giro. Antonio Menicucci, ecco, a te volevo chiedere invece, visto che ho saputo, noi abbiamo le immagini, anche qualche intervista, perché siamo stati con le nostre telecamere, Diego Martelli è stato in particolare a Manoppello, anche qui una corsa di lunga data, no? 71esima edizione del trofeo Città di Manoppello Juniores, gara Juniores. Intanto, insomma, 71 edizioni vuol dire che è una corsa ormai. Sì, la gara di Manoppello è una delle più antiche in Abruzzo per quanto riguarda la categoria Juniores. È stata una bellissima giornata organizzata dalla Pedale Teate, insieme col Comitato Feste di Manoppello, il classico primo maggio, dove hanno visto partecipare circa 97 partenti. Ecco, queste sono le immagini, riconoscete? Sì. 97 partenti. È stata una gara molto, molto controllata, perché all'inizio, al primo giro, hanno cercato 4 giri in totale, vero Antonio? Sì, circa 100 giri, km. Una lunga che comprendeva anche Manoppello Stazione e le altre 4 più corte. Il primo giro hanno cercato di fare la corsa a un gruppettino, ma non sono riusciti, quindi si sono messi in gruppo e la bagarre è stata scatenata proprio l'ultimo giro. Classico, perché lì poi arrivano tutti sfilacciati. Prima del traguardo c'è anche uno strappetto, sì, no? È lì che si è decisa la corsa, questa 71esima edizione. L'ultimo, strappetto di 200 metri, più che altro. E poi la parte finale, che è un ciottolato, quindi ha visto la vittoria del... Ecco, tra poco vedremo. Intanto volevo chiederti, quanti partecipanti? Un centinaio? 97 sono 97? Sì. Iscritti forse erano anche di più. Iscritti 112, partiti 97. È stato un questo è l'arrivo di Gidas Umbri del team Campo Cavallo che sì. È riuscito a superare Nicolò Marabini del team Alice. E terzo l'abruzzese Francesco Parravano della, sì, Vini Fantini Sport Tour Free Bike, quindi anche per lui i ragazzi abruzzesi si sono comportati bene, secondo me, perché hanno piazzato tre nei primi 10. Poi c'è Jacopo Cortese, sempre della Vini Fantini. Cortese della Vini Fantini e un altro ragazzo, Samuele Micanti. Micanti, sì. Micanti nei primi del 10. Team Quindi Stipa. La Vini Fantini ha fatto una bellissima corsa. E in più ha vinto anche diversi traguardi volanti con Di Lorenzo e Di Cecco, se non sbaglio. Oh, credo poi di ricordare che Francesco Parravano, in qualità di primo abruzzese, ha vinto anche... Sì, ha vinto anche il titolo provinciale. Il titolo provinciale di Pescara, perché la Vini Fantini, è importante ricordarlo. È una squadra che risiede nella provincia di Pescara, a Cipagatti, quindi a loro è toccato questo onore. Allora, noi abbiamo anche dei piccoli contributi da farvi vedere. Iniziamo con l'intervista ad uno degli organizzatori, Gianfranco Pepe, che è un po' il portavoce, credo, di non sbagliarmi, di questo comitato organizzatore. No? Perfetto, allora sentiamo l'intervista a Gianfranco Pepe. Noi del comitato siamo giunti alla 71esima edizione, che è ormai diventata una classicissima del nostro repertorio ciclistico giovanile. E questa gara, ogni anno vengono molti corridori da extraregionali, Sicilia, Campania, vengono ad onorare questa bellissima manifestazione. Per fortuna il tempo è stato clemente, non ci ha rovinato la gara. Abbiamo avuto 130 iscritti, però 98 partenti, e diciamo che nel contesto la gara è andata tutto bene, non ci sono state cadute, tutto perfetto. Poi complimenti vanno al vincitore, dell'atleta della società del Campo Cavallo, che ha onorato con grandissimo spunto nel finale sulla salita, vincendo questa gara che ormai sul calendario è una grandissima manifestazione, molto importante. Bene, questo è il primo contributo. Antonio, quindi voi come federazione, insomma, vedete di buon occhio sicuramente il ripetersi di queste belle gare, no? Sì, noi contiamo molto su queste manifestazioni. Che poi è una categoria juniores particolare, dove
non ci sono tante, tante gare, credo, no? No, in Abruzzo quest'anno abbiamo in calendario circa 10 gare. Ah, quindi sono aumentate rispetto alla passata stagione? Sì, forse qualche gara in più, di cui 5 gare le organizza la stipa di Albino Di Matteo, nel Teramano, quindi... No, come numero ci siamo quest'anno, forse c'è un po' di... Gli esordienti, sì. È vero. Grazie per il momento, Antonio Menicucci. Prego. Torno da Andrea Masciarelli. Andrea, allora intanto vedere, insomma, tuo figlio, lo vedi magari ogni domenica, ogni sabato, quando lo accompagni, è un motivo di orgoglio per te, di soddisfazione, no? Sì, diciamo che è stata una sua scelta, perché io non l'ho spinto. Anzi. Perché anche quando ero piccolo io, mio padre mi faceva fare una o due gare l'anno, non di più, fino a 13-14 anni, poi... Lui fa più gare invece? Con Domenico, sì, tutti i sabato e domenica. Loro sono sempre presenti. Loro sono in tanti, quindi si divertono, non è la gara. Infatti il divertimento è la prima. Io penso cosa. Che lui va a fare le gare più per gli amici, per divertirsi, più che per la competizione. Ci penso proprio. Quindi ci va volentieri, si vede quando uno va a fare una gara... Per andare a vincere o per giocare, diciamo. L'importante a questa età sicuramente è il divertimento, sì. No? Io penso che il corridore si vede, se può fare veramente il corridore, intorno a 17-18 anni, quindi da juniores in poi. Adesso è solo divertimento. Quella è l'età anche un po' critica, dove ci sono anche gli abbandoni. Si perdono in tanti. Giustamente, se non c'è una squadra, se non c'è una squadra come quella che fa Domenico, non vengono invogliati. È normale che poi una base ci vuole. Se non c'è una squadra come quella che fa Domenico, ecco, giustamente Domenico, non categoria riescono... sempre solo giovanissimi o anche no, vi siete... anche gli esordienti. Mi ricordo, ecco. Sì, però anche le ragazze, lo so. Una bella squadra femminile, poi giustamente ho lasciato pure con la Trovellesi che aveva iniziato con me, lei poi ha fatto il team femminile, a prescindere che muovono meno ragazze, perché pare che scarseggiano un attimino in Abruzzo le ragazze che fanno questa attività. Ho sistemato tutti, non lascio nessuno spazio. Mo devo solo sistemare loro, troviamo un attimino pure... Tra poco conosceremo ragazza. Anche tutti gli altri, sì. Ragazzi e ragazze che hai portato gentilmente. Ancora non è arrivato l'altro collaboratore, no, ma non arriva sì, dopo lo sparo, come hai detto, 10-5 per i saluti finali. Volevo tornare con te, Andrea, al Giro d'Italia, no? Giro d'Italia che domani avrà la sua partenza, la conclusione, lo sapete, a Roma il 27 di maggio. Abbiamo già detto un po' della tre giorni in Abruzzo, ripetiamo, segnatevi queste date, dal 13 al 15, perché tre giorni? Perché in realtà il 13 ci sarà l'arrivo a Campo Imperatore, poi la giornata di riposo e poi si ripartirà il 15 da Penne. Tra l'altro il 13 sarà domenica, quindi è una giornata particolare che fa piacere, no? Che domenica sono tutti gli occhi puntati come domenica anche sull'Abruzzo in qualche modo, no? Sì, la stessa cosa, se non ricordo male, nel 2009, sì, quando ci fu il Giro d'Italia sul Blockhouse, anche lì era domenica e ci fu il giorno dopo il giorno di riposo a Francavilla. Per noi per l'Abruzzo è una vetrina molto importante, visto anche il posto dove, diciamo, l'anno scorso ci fu il disastro di Rigopiano, quindi per noi è una bellissima immagine, credo. Senti... Alla vigilia di ogni grande appuntamento sono immancabili un po' le polemiche. Sicuramente avrai sentito quello che ha detto Dumoulin a proposito di Froome, no? Froome era stato, tra virgolette, beccato positivo ad un controllo l'anno scorso alla Vuelta, se non ricordo male, perché aveva fatto uso di uno spray che conteneva una sostanza, diciamo, vietata, no? Almeno secondo il dispositivo. Sì, diciamo che regolamentare. Lui non è stato, Froome, né squalificato né sospeso, niente, no? Dumoulin ha detto non è un bene addirittura che lui sia qui al Giro d'Italia per il ciclismo. Insomma, sì. Una frase forte. Diciamo che la legge in questo caso non è uguale per tutti. E Dumoulin ha ragione, perché se era capitato a qualche altro corridore questo momento della stagione aveva già qualche mese di squalifica o addirittura qualche anno. Io credo che lui ha fatto queste dichiarazioni più per innervosire un po'. Froome, insomma, lui se tutti gli occhi sono puntati su Froome. La condizione di Froome è quella del Tour de France, è difficile batterlo. Diciamo che è vero che Froome va molto forte con il caldo e adesso non siamo a luglio.
Però e com'è lì la temperatura? Visto che hai sentito, dicevi prima, sia sì, ci sono 36-37 che... gradi, però è un caldo, non è umido, quindi si sta abbastanza bene, non è un caldo afoso come qui da noi. Antonio, volevi aggiungere qualcosa sì, su questo? Sì, volevo aggiungere che, a parte parlando di polemiche, polemica. No? Frum si è paragonato a Merckx, quindi mi sembra un po' esagerata. Forse deve ancora pedalare un po', che dici tu? Che dici Giulia? Stefano. Ma delle polemiche? No, della polemica, del fatto magari di questo parallelo, in generale, quello che vuoi, questo parallelo sì, anche che Merckx ha fatto con se sicuramente se stiamo Merckx. A guardare sempre la stessa problematica, io dico che nel movimento... Ah vabbè, però è movimento... una cosa di cronaca sì, che sì, ha detto sì, oggi. Sì, il ciclismo, il problema sono gli stessi ciclisti. Si devono tutelare da solo e purtroppo sono gli attori e coi registi che purtroppo non contano, perché conta tutta la regia intorno. Perciò per quanto mi riguarda è una guerra, capito? Il cane che si morde la coda, perché oggi è successo a Froome, domani succede a quell'altro. Ah certo, poi... Quello, magari è nella Sky, non si tocca e il poverello paga per tutti. Beh, però perciò si aprirebbe una finestra troppo questo, anche se poi accade tanto, dappertutto. Ma tanto le regole non le facciamo noi siamo un po', diciamo, partire dai bambini, tutto il movimento che c'è, se ne è parlato tante volte, no? Chi ci pensa? Tra virgolette, perché ci sono persone appassionate, il ciclismo è un fai da te che arrivi a 18-19 anni, a volte anche secondo me, perché sono belle parole, con repressione, a 18-19 anni la prima ragazza, telefonino, la macchina, dice la bicicletta, vacci tu. Invece si dovrebbero divertire non fino a 17, fino a 21. E poi puoi fare la scelta, perciò cioè, è un discorso, cioè questi io creo sempre magari su bastian contrario. Però farlo adesso questo discorso è anche più difficile magari rispetto a prima, io, no? Io per quello apprezzo di più i corridori di oggi, perché io oggi io non so se... Roberto, Andrea, io non correrei in bici. Ai tempi nostri non c'era niente, c'era un pallone, si giocava per strada, primo, secondo tempo, terzo tempo, 8 ore. C'erano i mattoni, c'erano le porte. E così era. La bicicletta, copertoni, non copertoni, dicono, ma tu c'avevi equilibrio, ma lo dovevi avere per forza, era una palestra naturale. Oggi io apprezzo, è contraddittorio, a volte mi ci arrabbio, però gli vai incontro ai ragazzi perché hanno tutto e questo è lo sport più duro del mondo, perché correre a piedi ai tuoi tempi, puoi avere 3 minuti, certo. 3-10, e quello non ti inventi niente. Nel ciclismo pure l'ultimo atleta può sognare che può vincere una gara, è successo, con una fuga, con la grinta, ti stacchi e rientri, però è uno sport che ti svuota, devi dare il massimo, e poi è un'esperienza di vita, prima mi dicevi, ma tu hai fatto una squadra, sei ripartito. È un po' da incosciente, però la determinazione che ci mettevo in bicicletta la sto mettendo nel lavoro. Tante volte gli ex atleti, perché poi questa è la cosa più importante, perlomeno per quanto mi riguarda, a mio parere, ci sono troppi riflettori, sono come gli attori e le attrici. È normale che quando gli stacchi l'interruttore, molto probabilmente ci trattano da ex atleti, sembra quasi che sei, come si dice, fuori dal mondo, mentre invece... Quando sei ragazzino ti coccolano troppo, massaggi, panino, non fanno niente. Quando smetti di correre, stacchi l'interruttore e vai in paranoia. Allora, molto probabilmente lo sport dovrebbe servire prima studiare e fare tutte le altre cose e poi di gli bravi pure se arriva ultimo. Invece qua si parla magari di quello che vince e del ragazzino che arriva ultimo non se ne parla. Si predica bene. I gregari c'erano anche ai tempi di Coppi e Bartoli. Ma io sono orgoglioso, no, a me però... me lo chiedono ancora oggi, io sono orgoglioso di aver fatto il gregario, perché dentro di me mi sentivo che fare il campione era difficile. Nulla. Però certo. Mi sono ritagliato anche degli spazi personali, ti devi far trovare pronto, perciò sono due discorsi diversi. Il ciclismo soffre del fatto che gli atleti, le squadre non hanno potere. Se noi pensiamo al World Tour, 18 squadre che hanno veramente dei magnati, quindi... che investono un sacco di soldi, noi i diritti televisivi non ce l'abbiamo, questo l'ho sempre detto, e non ci abbiamo il cartellino degli atleti, perciò loro non hanno valore. Ritorniamo al fatto che la colpa tra virgolette maggiore è proprio degli interpreti, dei ciclisti. Esatto, perché a volte si gode delle disgrazie degli altri. Esatto. Per me quando un corridore c'ha un problema abbiamo fallito tutti quanti. Cioè non è uno spot propositivo. No, infatti perché From rappresenta il ciclismo, in questo perciò... piccolo discorso che ha aperto. No, no, Stefano. Confermo pienamente quelle che sono le mie idee su quello che è il mondo del ciclismo,
tutte queste discussioni, doping, non doping, porta soltanto del male, non siamo tutelati. Tutto qui. Ma soprattutto non... ogni problema che c'è per quanto riguarda il ciclismo ci si ripercuote contro. Perché parliamoci chiaro, noi stiamo parlando di un ciclismo tartassato da 20-30 anni, 20 anni, 15, quello che è. E però se vediamo gli utenti sono aumentati. Sì, la fascia media di chi va in bicicletta spende 10-12 mila euro, magari dice la bugia alla moglie, dice che l'ha riverniciata, che ti dà benessere. Rischi tutti i giorni con le buche, si può dire, con le buche che sono trappole e con quelli che vanno in macchina. La settimana scorsa c'è stata una grossa polemica in questa settimana, da 7 giorni, perché nell'Aquilano, ne abbiamo parlato anche un po'. Hanno chiuso la strada per non sistemare le strade. Però il problema sono chiuse anche parecchie qui nella provincia di Pescara. Ma il problema principale sono gli automobilisti che ce l'hanno con i ciclisti che ce l'hanno con i pedoni che ce l'hanno con gli automobilisti. Cioè, questo è uno sport che piano piano sta tornando in auge, però è diventato uno sport anche di VIP, si può dire, con le gran fondo. Una volta in bicicletta si diceva ci andava quello, sono arrivato uno. Oggi imprenditori di altissimo livello vanno in bicicletta. Perciò è uno sport che rende moltissimo, però agli atleti non arriva niente. Questa è la realtà. Perché poi chi prende i benefici sono tutti fuorché gli addetti ai lavori, al di là dei più forti come Sagan e tutti i campioni ci sono, ma quante ne sono? E quanta gente va in bicicletta? Torniamo al Giro d'Italia, secondo te Ciccone può fare come 2 anni fa il colpo almeno di una tappa? Beh, ha battuto Cuneco quel giorno che era secondo me imbattibile, poteva perdere solo Damiano. Tu dici? Il Giro dell'Appennino? No, al Giro d'Italia il giorno che ha vinto noi siamo arrivati quinto, perché Cuneco era proiettato per il Gran Premio della Montagna, ha capito che poteva vincere la tappa, vabbè. Ma secondo te Giulio deve puntare più a vincere una tappa o magari a provare ad inserirsi? Ma guarda, la crescita di un atleta, io penso, no, non è che parlo con Giulio, lo seguo, come dicevo, sono molto impegnato, non sono proprio attento, però un ragazzo come lui che ha dimostrato di andare subito così forte, come è andato forte pure l'Appennino, penso che lui si testa per tutte e due le cose, credo, perché non è che... è un modo, perché poi gli atleti li devi vivere. Secondo me è un corridore che proverà a fare classifica provando a vincere una tappa. Se poi la classifica non viene, magari viene fuori una tappa, perché no? Oppure in una corsa a tappe come il Giro d'Italia, a volte il talento che hai dentro lo tiri fuori proprio a una corsa a tappe, perché ti misuri con i campioni e c'hai un percorso adatto a lui. Perciò ci vuole un pizzico di fortuna e più la maturazione, che comunque diciamo che è pronta, ecco. Prima di continuare con la discussione in studio, poi conosceremo, vi ripeto ancora, questi ragazzi, avremo anche un servizio ancora piuttosto lungo, però molto bello, su una gran fondo, una delle più importanti d'Italia, la Garibaldina, che si è corsa proprio qualche giorno fa. Non so se dobbiamo andare in pausa pubblicitaria, mi rivolgo ai nostri tecnici di studio. No, ancora no, abbiamo ancora qualche minuto? E allora facciamo così, visto che, come vi dicevo, parliamo del mondo amatoriale in qualche modo, no? Con questo bel servizio che ci ha regalato e noi regaliamo a voi Christian Bom, con lui collaboriamo, lo sapete, ogni settimana lui è in giro per l'Italia per filmare e anche per interpretare in qualche modo tutte le più importanti Gran Fondo. Allora, Gran Fondo Garibaldina, vediamo, perché c'è nella parte iniziale proprio una parte dedicata a questi ragazzi, ai più giovani, vediamo. Take me on a date, I deserve a break, and don't forget the flowers every anniversary. Un intenso ed emozionante fine settimana di ciclismo a Mentana ha caratterizzato lo svolgimento della Gran Fondo La Garibaldina, Cicli Castellaccio, Memorial Arnaldo e Maurizio Ciccolini, Gran Premio Città di Mentana, giunta quest'anno alla 7ª edizione. Sing along with me. La Garibaldina si è confermata una manifestazione di grande risalto, con uno scopo ben preciso: far divertire tutti i partecipanti di tutte le età e anche coloro che manifestano sempre il gradimento all'organizzazione magistrale ed inappuntabile del gruppo ciclistico Ciccolini Mentana.
Si parte il sabato con il Baby Cross La Garibaldina, 200 volti sorridenti dei bambini di età compresa tra i 7 e i 12 anni, per la gara di mountain bike, valevole come quarta prova del Baby Cross Amici per la Bici, e con un eccellente allestimento del percorso all'interno del parco di Via Spontini, da parte del Pedala che ti passa di Giuseppe Corte, al centro di un solido e rinnovato gemellaggio che vede la Gran Fondo La Garibaldina, sponsor del sodalizio mentanese. La domenica è il momento della Gran Fondo, con oltre 940 iscritti, numeri importanti per la terza prova del circuito Fantabici nel contesto della grande festa del ciclismo di primavera a Mentana e nell'Aquila. Tanti gli ospiti illustri, a partire dal presidente della Federazione Ciclistica Italiana Renato Di Rocco, il tecnico federale Luigi Bielli, il sindaco di Mentana Marco Benedetti, l'assessore al bilancio Eleonora Galossi, l'assessore allo sport e alla cultura Barbara Bravi. Da sottolineare la presenza anche di Claudio Castellaccio, titolare di Cicli Castellaccio e main sponsor della Garibaldina, Alessandro Malagesi, responsabile del settore amatoriale Federciclismo Lazio, Stefano Vitellozzi in sella al tandem con il figlio Francesco, oltre a Vincenzo Colamartino, Umberto Proni e Gualtiero Massi tra le glorie del ciclismo romano e laziale. Riguarda la cronaca della corsa, nella medio fondo di 82 km trionfa Marco Sivo del team Falascazzama Greco, che condivide la gioia del trionfo con il compagno di fuga degli ultimi 30 km Pasquale Papale del team Cesaro Falasca. Terza piazza per Andrea Pace del Di Gioia Cycling Team, primati di categoria per Fabio Giusti tra i Master 4, Massimiliano Del Prete tra i Master 2, Giorgio Roselli tra i Master 3, Vincenzo Palumbo tra i Master 6, Carmine Petrillo tra i Master 5, Luigi Sernacchioli tra i Master 7, Alvaro Colterari tra i Master 8 e Luigino Lupidi tra gli Over 70. Con una splendida progressione finale nel rettilineo di arrivo in leggera salita di via in Audi, Domenico Saldamarco dell'Euronics Team ha fatto sua la Gran Fondo di 115 km, mettendosi alle spalle Vincenzo Pisani del team Falasca Zama Greco. Terzo gradino del podio per Federico Pozzetto della Ciclico Park. Primati di categoria per Bruno Sanetti tra i Master 1, Marco D'Agostini tra i Master 5, Roberto Terlizzi tra i Master 4, Marco Stagni tra i Master 6 e Bernardino Medoro tra i Master 7. Garibaldina ha fatto registrare un gran numero di presenze in ambito femminile, oltre 50 le rappresentanti della quota rosa, con Valentina Pezzano dell'effetto ciclismo Fiano Romano, che trionfa davanti a Carlotta Papi e Andrea Velicu. Nella Gran Fondo a trionfare è Loretta Giudici del Rocca Secca Bike, davanti Isabella Iacovissi e Sara Casco. Ad occupare le prime 5 posizioni tra le società con il maggior numero di partecipanti è la S Roma Ciclismo con ben 51 atleti al via, GS Bertucci, la SD Cicli Fatato, l'Orte Velo Club e la Triono Racing Medical. Successo pieno dunque a Mentana per una splendida 7ª edizione della Gran Fondo La Garibaldina.
bene, di nuovo in onda. Grazie, grazie. Questo è l'applauso, è per il ciclismo, e per questi ragazzi splendidi. Allora, come vi avevo anticipato, adesso abbiamo in collegamento telefonico Enrico Giancarli, che sta seguendo gara 2 dei playout. Parliamo della Salvezza, formazione di basket di Serie A2, Roseto, che sta giocando al Palamaggetti contro la Virtus Roma. La gara 1 l'hanno vinta proprio i capitolini. Allora, vediamo come stanno andando le cose, perché siamo in pausa, credo, del primo tempo. Enrico, buonasera. Sì, ciao Paolo, buonasera a te, naturalmente a tutti gli amici del ciclismo in studio e che ci ascoltano da casa. Le cose per il momento stanno andando benino, perché Roseto è avanti 44-41 all'intervallo lungo contro Roma, che invece aveva vinto gara 1. Vincendo oggi, Roseto riporterebbe la serie alla Pala Tiziano di Roma domenica, e lì, già lo diciamo, ci sarà la diretta televisiva di Rete 8 Sport. Roseto non era partita benissimo, 23-26 la parziale di Roma, poi con un 21-15 di controparziale nel secondo quarto, Roseto ha messo il naso avanti grazie anche ad un ottimo approccio avuto da Ion Lucusor con 9 punti, e soprattutto Matteo Contento, che ha sparato 2 triple nel momento più importante del match. 8 punti al referto per Contento, 5 a testa per Casagrandi, Marulli e Infante. C'è sempre Aaron Thomas come miglior marcatore, l'aveva 26 punti nella gara di andata, già 11 al referto in 19 minuti. Tra un po' inizierà il terzo e il quarto quarto, naturalmente vi terremo aggiornati sul nostro sito internet www.rete8.it. Se ci sono domande di ciclismo, sono qua. Ecco, Enrico, noi abbiamo aperto questa puntata proprio con la tua scheda, che ha fornito diversi spunti interessanti agli ospiti in studio. Vuoi darci un altro spunto di discussione in questi ultimi minuti? Ma io intanto vorrei, saluto Andrea, Stefano, Giuliani e tutti gli altri ospiti che sono in studio, vorrei intanto ribadire ancora una volta il mio grande in bocca al lupo a Giulio Ciccone, che ho visto al Giro dell'Appennino e all'ex Giro del Trentino, al Tour of Alps, con una gamba fantastica. Peccato una caduta in allenamento, addirittura ieri sembrava potesse non partire, perché il polso non è messo bene per niente, però Giulio stringerà i denti e ci sarà. Detto questo, voglio dare appuntamento al 13, 14 e 15 in Abruzzo, perché sarà una 3 giorni fantastica di ciclismo di altissimo livello, e anche con un pizzico di commozione quando la carovana andrà a Rigopiano. Terzo e ultimo, vorrei parlare un po' di questa cronometro, che già immagino piena di fascino domani sulle strade di Gerusalemme, perché se ricordate la cronometro di apertura del Giro di 2 anni fa ad Alperdon in Olanda, ci fu un pubblico clamoroso. Immagino cosa possa esserci domani. Favorito, secondo me, non è Tom Dumoulin, ma è Ron Dennis della BMC. Occhio anche a Van der End, che quando si parla di cronometro va sempre molto forte per il Giro d'Italia. Difficilmente uno tra Dumoulin, Froome e Pinot potrà perdere la corsa rossa. A voi. Grazie, grazie Enrico per questo tuo contributo. Naturalmente ha lanciato un po', poi ne parleremo. Rimanendo in un altro terreno che non è il ciclismo, qui vicino a noi, al Pala Santa Filomena, si è conclusa una partita importante. Parliamo di calcio a 5, quarti di finale, la gara di andata. L'Acqua e Sapone ha travolto 5-2 il Pesaro Fano in gara 1. Adesso ci sarà la gara di ritorno, che, se non vado errato, ci sarà questa gara domenica prossima. Comunque si parte da questo 5-2 in favore dell'Acqua e Sapone nei playoff, quarti di finale, scudetto. Torno da Domenico, o meglio da questi splendidi ragazzi, perché dobbiamo conoscere tutti i ragazzi che sono seduti nella seconda linea, nella seconda parte della tribunetta. Allora, hai il microfono quel ragazzo lì in fondo, microfono aperto, puoi dire quello che vuoi. Ciao, buonasera a tutti, mi chiamo Federico Olivieri, ho 16 anni. E... Ma tu sei un istruttore? O... Sì, un collaboratore. Ah, un collaboratore di Domenico, perfetto. E bravo Federico. Sono ragazzi che stanno cercando di crescere piano piano, quando sarà maggiorenne farà un corso da DS, però già nel frattempo ha smesso di correre, mi danno una mano perché ci vogliono persone giovani, certo. Noi siamo arrivati. Certo, io arrivato. Posso fare il portaborracci che non è facile neanche. Federico, tu hai corso, ma continui anche a correre oltre ad aiutare Domenico? No, le corse ho smesso, mi sono fermato esordiente primo anno per... cioè non avevo più voglia, diciamo, di non aveva più voglia, però hai voglia invece di stare insieme a questi ragazzi. Mi piace andare in bici, però le gare non erano per me. Quindi sei più per i consigli, sì. Ti senti portato ad essere una persona che dà consigli a questi ragazzi? Sì. Ti sentono, ti ascoltano? Ascoltano più, diciamo, te o più Domenico? Più Domenico. Credo più Domenico. Allora, ti farai con il piano tempo. Più. Grazie, andiamo avanti.
Buonasera a tutti, sono Francesca Sorgi, vengo da Vezzano e ho 12 anni. Ah, vieni da Vezzano, quindi ti hai fatto un bel viaggio, ringraziamo mamma e papà ovviamente che ti hanno portato qui. No, il padre è quello che deve arrivare, veramente. Ah, è quello che deve arrivare, quindi la mamma, allora ringraziamo Antonio. la mamma no, deve essere sempre... Arena Antonio, il tassista. E vabbè, allora ringraziamo tutti. E... Da quanti anni vai in bici? 5 anni. Da 5 anni, scontata, banale la domanda, perché ti piace andare in bicicletta? Allora, questa passione me l'ha trasmessa papà, sì. Perché lui fa ciclismo da amatore, però ho provato e mi è piaciuto. E come mai dalle tue parti ad Avezzano non ci sono squadre? Perché insomma, venire fino a... voi state a Spoltore, no? Beh, ma la qualità è la qualità. Sì, ho capito, però insomma, cioè... sai, non è semplice, io quello non lo metto cioè, in dubbio. Non è che è venuto ad Avezzano a cambiare l'aria a pescare, eh? C'è un motivo. Sì, sei però... stata consigliata da sì, qualcuno. Cioè, però preferisco gli amici della bici. Perfetto, allora, un bello spot per domenica. Andiamo avanti? Tutto studiato. Ciao, sono Simone Scocchia, e 5 anni che vado in bici, ho 10 anni. Da dove vieni tu? Pescara. Da Pescara, quindi qui vicino, perfetto. Come hai conosciuto questa realtà? Mio fratello ha visto da un vicino di casa uscire in bici e... E ti è scoppiata la passione anche a te? No, mio fratello è passato a me poi. Ah, tuo fratello è più grandicello. Ma sta qui tuo fratello o no? No. Quanti anni ha più di te tuo fratello? 2 anni in più di me. Ma corre lui? Sì, esordiente secondo anno. Secondo anno. Dove, in quale squadra possiamo dire? Pedale Teate. Teate, a Pedale Teate, perfetto, quella che collabora con me. Ma non perfetto. È un problema. Grazie, andiamo avanti. Ciao, sono Simone Filippone, ho 11 anni e... Filippone, tu credo che sei qui vicino? No, sì, 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 sì. Da chi è ti? Moscufo. Provincia di Pescara. Provincia di Pescara. E sono 4 anni che vado in bici e... Ti trovi bene in questo gruppo? Qualche volta ti arrabbi anche tu, come fa Domenico, no? Lo facciamo arrabbiare meno. Ti arrabbi? No. Il giusto. Giusto. Perfetto, andiamo avanti, grazie. Ciao. Buonasera. Ciao. Ciao, mi chiamo Luca Olivieri, ho 10 anni e mezzo. Luca, ho capito bene? Sì. E mi piace andare in bici, per questo ho iniziato a fare ciclismo. E... Ma tu vorrai andare avanti, vorrai continuare a fare ciclismo anche tra, non so, 10 anni? Sì. Sì? Perfetto. Che cos'è che ti piace del ciclismo? Pedalare. La fatica. Ti piace la fatica? Beh, a quest'età non è male, Domenico. Perfetto, andiamo avanti, grazie. Ciao, sono Mattia Cacciafiori, ho 11 anni. 11 anni, Mattia. E... Pedali da quanti anni, Mattia? E quest'anno è il primo anno, però già andavo prima con papà. Con papà, quindi è papà che ti ha in qualche modo... Sì. Detto vai negli amici della bici. No, di è lui, no. È iniziato veramente da quest'anno, è un G6 che inizierà un po' tardi, però già domenica ha fatto una bella gara, ha fatto anche terzo oltre agli altri. A Teramo, giusto? A Teramo, sì. Perfetto, grazie, andiamo avanti. Ciao, sono Stefano Masciarelli, ho 11 anche anni. Anche lui è, mi ricorda qualcosa, Stefano Masciarelli, Ah, il nipote, quindi c'hai il figliolo... Alessandro? Sì, Stefano è Stefano. E c'è anche il figlio di Francesco che non è qua. Che non è qua, quindi insomma. Stefano, tu sei più grande di Alessandro. Quanti anni hai? 11 anni e mezzo. 11 anni e mezzo. Quindi pedali da un po'? Da 4 anni. Da 4 anni, perfetto. Quindi insomma è una cosa, un vizio di famiglia in qualche modo. Grazie, andiamo avanti. Ciao, sono Filippo Cerasi, ho 10 anni. Anche questo cognome non mi è nuovo. Lo conosci, Domenico? Ma senti, io comunque ti conosco, non so se sei tu, perché io conosco un Filippo Cerasi che in realtà è molto bravo nel calcio. Grande portiere. Ma sei tu? Sì. E allora, perché sei qui questa sera? Qui parliamo di ciclismo. Che io faccio pure ciclismo. Ma fai, qual è che fai prima, ciclismo o fai prima, qual è che ti piace di più, il calcio? Perché ciclismo. Sei molto bravo, se sei tu il portiere di cui si parla anche sui giornali. Il portiere del torneo. È vero? Ciclismo ti piace di più?
Sì. Però i successi, almeno fino a questo momento, ce l'ha più nel calcio. Sì, lei è forte perché si diverte e gioca incosciente. Ma comunque è forte veramente, sei forte, perché ho letto Alba Adriatica, uno dei migliori portieri, forse il migliore del torneo. Sei stato anche fuori regione, a Gallipoli. Questo me l'ha detto papà, te lo dico. Non lo sapevo. Siamo con la speranza che giochi a pallone, che lasci la bici, giusto? Sì. Che bel istruttore che ha. Comunque il tuo primo amore rimane la bicicletta. Sì. E perché? Rispetto al pallone, cosa è che ti piace di più? Prima di tutto perché lo faccio da sempre. Da sempre. Beh, ma quello ti ha obbligato papà? No. Due anni e mezzo questo. E poi? Un talento naturale. Il senso di libertà, la stessa che ha avuto sempre poi, Stefano. A calcio ci prendo le sgridate dal mister, invece sul ciclismo. Papà penso che di più, a casa dopo facciamo i conti. Vabbè, grazie Filippo, in bocca al lupo e complimenti per la tua attività di portiere. Andiamo avanti. Ciao, sono Benedetta Maggiore, ho 11 anni. 11 anni? Benedetta, tu vai in bicicletta da quanti anni invece? 4. Da 4 anni, quindi hai iniziato tutta la trafila, sta facendo? No, ho iniziato, mi sa, se 4 anni era G2. Ah, G2. Domenica ha vinto anche lei a Teramo, bravissimo, su 6 ragazzi. Bravissimo. Quanti trofei hai a casa? Hai una cameretta tutta piena di trofei, come funziona? No, sì o no? Sì. Lei è la sorella del medagliato. Ah, quindi e chi è che è più brava? Chi è ha riportato più trofei? Ah. Lei ha anche bronzo al meeting in mountain bike. Perfetto, Benedetta, grazie. La famiglia di campioni, in poche parole. Famiglia di campioni, grazie. Ciao, mi chiamo Giada Ciacelluti e ho 11 anni e mezzo. Pratico questo sport da 2 anni. Da 2 anni. Cosa ti piace in particolare? Perché mi diverte. E anche tu hai trovato tanti amici in questo team? Sì. Ma dopo ogni gara che fate? A parte andate in pizzeria, paghi tu? No, qui abbiamo Miss Faneta. Non paghi mai tu. Miss Faneta, che è quella che fornisce la squadra di Tigella e c'ho di tutto di più. È una signora che anche tutte le famiglie collaborano, però lei fa la differenza. In tutto e per tutto, noi siamo i primi non solo in bicicletta ma soprattutto nelle pappatoie e i prosecchi. Ogni bambino che vince, il genitore o l'allenamento il giorno stesso deve stappare una bottiglia, cioè ogni vittoria. Domenica abbiamo vinto 7-8 batterie, è andata male, bene a chi ha vinto. Ma infatti qualcuno fa frenare i figli perché dice mi sono stufato a comprare i prosecchi. Dulcis in fundo c'è questa splendida ragazza che poi è tua figlia, lo dico io. Presentati. Buonasera a tutti, sono Ludovica Cerasi e ho 17 anni. 17 anni, quindi sicuramente prima c'era dall'altra parte un tuo coetaneo. Sì, aiuto con Federico ad allenare i bimbi. Quindi aiuti ad allenare i ragazzi. Lei pure ha corso in bicicletta però gli è rimasta la passione, vuole che mando avanti. Ma fai parlare lei, scusa. Tu parli. No, sto dicendo. No, perché è un po' timida la ragazza, capito? Federica, allora Federica. Ti piace Ludovica. Molto. Ludovica, ti piace molto, Federico è lui. Sì, è una passione che mi è rimasta comunque. E quindi sto proseguendo così. Perfetto, poi tra l'altro ti abbiamo anche visto, la possiamo dire, no? In qualche sfilata. Facevi giù, hai fatto la seconda, vedi che le conoscenze non contano. L'unica volta che ho fatto il giudice. Continuerai anche quella. Sì, quella sempre passione? Prendendola da come un divertimento. Però. Come un divertimento. Invece qui lo prendi seriamente questo compito? No, l'importante per i bimbi è divertirsi. Come dicevamo prima, dopo inizierà. Allora, fatevi un ultimo grosso applauso, anche perché siamo in chiusura. Vogliamo ricordare l'ultima cosa, sì, Domenico? Il 17 insieme a Marulli. Il 17 giugno. Che organizza la Gran Fondo la mattina, Marulli che salutiamo. E noi organizziamo il Talent Scout Monzon Cup, il quarto. Monzon? Eh sì, eh. Lui? È lui. Stefano. Ormai fa parte. Stefano, ormai ti conoscono. Eh no, il quarto è stato bello, i primi li abbiamo fatti e poi andremo a fare altri, non perfetto, è un problema. Allora il tempo è letteralmente volato via questa sera, ringrazio e mi scuso perché volevo farvi intervenire di nuovo. Andrea Masciarelli, Antonio Menicucci. Antonio, vuoi dire l'ultimissima cosa? No, niente, volevo ricordare l'impegno. C'è la prova di Coppa del Mondo. L'impegno di Coppa del Mondo, a parte il paraciclismo. Paraciclismo. Con il nostro Addesi, Paolo, e l'Avezzanese. Paolo Burracchio. Che però non si sa ancora, se riuscirà a partecipare. Esatto. In bocca al lupo a questi ragazzi. Il 6 maggio avranno tutte le gare. Sì. Perfetto.
In bocca al lupo e grazie di essere venuto a Roberto Caruso. Grazie. E naturalmente grazie ancora al direttore sportivo Stefano Giuliani. Grazie a tutti voi. Il manager Sorgi che ha fatto tardi. Sì, ha fatto tardi, poi pagherà pegno. No, sta lavorando per la squadra, per quello lui. Sta pensando, è un grande. Grazie a tutti voi, ci salutiamo con la sigla, ma prima c'è l'aforisma con cui ci salutiamo sempre, che riguarda il ciclismo. Buona serata. Dovete sapere che il ciclismo è uno sport per perdenti. Ad ogni gara si parte in 200 ed è uno solo a vincere. Per cui, in percentuale, la possibilità di vincere è bassissima. Eppure, ogni giorno il ciclista sale sulla bici e vuole vincere.